Ciao! Eccoci di nuovo per la rubrica Tornando a casa a Torino. Siamo in piazza Bernini e io sto per andare contro un palo. E niente, quindi di cosa voglio parlare in questa diretta? Di una cosa molto importante. E questa cosa è: perché non riesco a mettere le mani insieme? Perché non riesco ad andare più veloce? Perché anche se rifaccio mille volte lo stesso pezzo, poi quando metto le mani insieme non mi vengono le mani unite? Perché nonostante siano settimane che faccio questo passaggio, non viene più veloce? Cosa devo fare? Queste sono alcune delle domande che mi sono sentita fare e fare più volte in maniera costante negli anni dai miei allievi. Ciao Giuseppe, ciao Maurizio. E quindi oggi ho fatto una bellissima intervista con Giuseppe che domani o dopodomani metto online e vedrete che meraviglia. Ciao Maurizio. Siccome questa live ha uno scopo, cioè quello di spiegare come superare le principali difficoltà al piano, io ne conosco un po' perché sono 20 anni e passa che insegno, e quindi forse 25, e quindi scrivete le difficoltà che avete qua nei commenti, io dirò le principali. Grazie Salvatore per buona passeggiata, ciao, grazie. Allora, la prima difficoltà con la quale vengono tutti gli allievi che non hanno cominciato con me, ciao Silvia, ciao, grazie. La difficoltà è: non riesco a mettere le mani insieme. Quando ne studio una va tutto bene, quando metto l'altra un disastro. Ciao Roberto. E allora la prima risposta dell'oracolo. Il problema non è che le mani non ti vengano insieme, quello è normalissimo. Il problema è che tu pensi che sia normale che debbano venire subito a mani unite o comunque dopo poco tempo. E questo il fatto. Vitalva scrive: le mani unite, che delirio, io mi sono divisa il cervello, ora ci riesco. Va bene, al di là del dividersi il cervello, nessuno di noi pretenderebbe che la prima volta che sali in macchina in un'auto e non hai mai guidato l'auto tu riesca a fare coordinare frizione, freno, volante, tutto il resto in una lezione. È impossibile. Si parte già dal presupposto che ci vuole del tempo, che ci vuole pazienza e che ci vuole un metodo. Il metodo soprattutto. Senza il metodo non si va da nessuna parte, ciao Marilena. Ok, quindi cosa bisogna fare? La prima cosa è avere una strada, un metodo. Una strada dove qualcuno non ti sbatta davanti un tutorial dicendoti ok fallo, perché non è possibile. Si va a sbattere. Per forza, perché le mani non sono abituate prima di tutto a suonare con le dita una diversa dall'altra, cioè noi siamo abituati, come dico sempre, a prendere a pinza gli oggetti e non siamo abituati a muovere il ditino, questo, il terzo, il quarto, siamo abituati a fare una cosa molto, a utilizzare la mano come pinza. Quindi la prima difficoltà consiste nel rendere indipendenti le dita. I libri di tecnica che si chiamano l'indipendenza, ciao Rosy, delle dita si sprecano, sono tantissimi, perché è l'ossessione di tutti i pianisti avere le dita indipendenti. Dopodiché l'altra ossessione di tutti i pianisti è riuscire a far diventare indipendenti non solo più le dita delle mani, ma la mano una dall'altra. Perché noi cosa succede? Abbiamo facilità a ripetere lo stesso gesto con tutte e due le mani, quindi a fare gesti come prendere insieme due oggetti e tirarli verso di noi, è tutto normale, quello ci viene bene. Quando nella nostra vita è richiesto di fare un gesto con una mano e un gesto con l'altra, e se ci pensate non è una roba frequente, succede con la macchina certamente, anche se lì abbiamo le gambe che fanno questo sforzo e quindi in un certo senso è un pochino più facile. Mentre nella vita normale provate a pensare a momenti in cui la mano fa una cosa destra e la mano sinistra ne fa un'altra. A me capita, per esempio,
quando ovviamente a tutti scriviamo sulla tastiera. Chi scrive ovviamente con non solo due dita, ma più di 3-4 dita, giustamente. A me capita quando magari giro il sugo e con l'altra mano magari sto facendo un'altra cosa, magari sbatto l'uovo per farla frittata, ecco, ma non è normale, lo so, non lo fa quasi nessuno. Quindi nella vita normalmente non capita e questa è un'abilità che bisogna sviluppare. Perché i bambini partono avvantaggiati? Ciao Maria Catalano! Perché i bambini partono avvantaggiati? Perché loro non si aspettano di riuscire a fare qualcosa in poco tempo, loro si affidano e quindi non hanno tutti quegli ostacoli e quelle voci maledette contro le quali io combatto che dicono, ciao Noemi, quelle voci terribili che dicono no, dovresti farcela, hai sbagliato, sei un incapace, non ce la farai mai. Ragazzi, non stiamo studiando qualcosa che è come fare la Cappella Sistina, stiamo studiando il pianoforte, ma la parte artistica non è quella che ti insegno io, cioè io te la insegno anche, ma la parte principale è una parte meramente tecnica, cioè se io anziché corso di pianoforte lo chiamassi corso di scuola guida, ma praticamente nessuno gli verrebbe in mente non imparerò mai, ci metterò più tempo a imparare sicuro, ma nessuno mi dirà non imparerò mai, ok? Ciao Paolo, ciao Daniele. Quindi la difficoltà mia consiste in una difficoltà di fede, ovvero far credere, sto attraversando di nuovo col rosso, far credere alle persone che non c'è la possibilità di non farcela e che quindi ci riusciranno, ma noi siamo influenzati da quella orrenda cosa che si chiama talento, e sto talento, e quindi ogni volta mi arriva l'allievo e mi dice per la prima volta, no ma guarda io non ho nessun talento col pianoforte. Ma prima di dover esprimere talento, ragazzo mio, devi mettercene di tempo, cioè non, all'inizio non è questione di talento, è come se uno che fa scuola guida dicesse ma io non ho il talento di Schumacher, ma chi se ne frega, cioè non devi fare le gare, devi semplicemente imparare a utilizzare lo strumento, macchina. Stessa cosa col pianoforte, all'inizio bisogna imparare a utilizzare lo strumento con la giusta coordinazione delle dita e con la pazienza, senza pensare che stai facendo una cosa artistica. Poi sai, col pianoforte c'è il problema, che quante volte sto dicendo la parola problema che odio tra l'altro, col pianoforte c'è il fatto che ti emozioni giustamente quando suoni, vorresti sentire prima possibile quel pezzo fatto. Però ci sono vari estremi, un estremo è quelli che si fanno il Beyer da capo a fondo. Allora cominciamo a prendere un vespaio. Io, a meno che uno non lo voglia proprio perché gli piace, non farò fare mai il Beyer da capo a fondo, semplicemente perché i miei allievi non hanno mira di fare i concertisti o musicisti e quindi per me è totalmente inutile fargli fare il Beyer da capo a fondo, anche perché ci sono cose molto più magari nel loro gusto moderne che si fanno, sono pronto soccorso della Maria Vittoria, che fanno stare meglio e fanno passare quel tempo che si studia pianoforte in maniera positiva. Perché ragazzi, suonare pianoforte e fare un corso è come, ciao Luca, certo che ti saluto Moca, ma Penny no? E dicevo che ci sono alcune cose, come appunto studiare pianoforte, che deve essere già bello mentre lo fai e non puoi aspettare di arrivare in cima per dire ok, adesso sto bene, perché sennò è proprio così, come fare quelli che vanno in montagna, pensa se quelli che vanno in montagna l'unico momento bello delle 4 ore che passano in salita fosse quello di arrivare in cima, cioè magari tutto il tempo che passano per arrivarci sono tristi, disperati, orrendo, poi bel momento quando sono in cima, ma io non vado così, piuttosto prendo un elicottero, ma non faccio una cosa che non mi piace. Mentre chi fa alpinismo, il piacere che ha non è nel raggiungere, cioè la cima, la vetta, è una scusa per fare tutto quello che c'è prima, ed è questo che è bellissimo. Ciao Ciro, ciao Alessandro, caffè, no adesso caffè no, è troppo tardi. E quindi
Quindi la cosa bella di tutto ciò è che il pianoforte deve essere bello nel percorso. Cioè il percorso per arrivare in vetta, cioè a fare dei pezzi e a suonare, deve essere già bello di per sé. Ok ragazzi, scrivetemi le vostre difficoltà, che io nel momento in cui mi mancano ancora 15 minuti per arrivare a casa vi rispondo a tutte le domande. Cos'ho sti cuori, sto treno di cuori che arriva? Che belli che siete. E i cuori ovviamente, anche chi me li manda. Quindi prima difficoltà, mani unite. Ok, come superare la difficoltà? Ma ehi, quanti cuori, basta! Come superare la difficoltà di mettere le mani unite? Prima cosa, scrivete! Prima cosa, sapere che non è possibile non riuscirci. Non è possibile. Quindi bisogna avere il metodo giusto e l'esercizio giusto. Quindi se non fai l'esercizio, non puoi aspettarti di riuscire a mettere le mani unite. Quale esercizio, Silvia, bisogna fare per riuscire a manovrare le mani unite? Allora, è molto semplice. Bisogna provare, prima di tutto, a fare con una sicurezza totale le mani separate. Ma non è che ci voglia proprio la... Cioè, potevo mettere il titolo di questo video, ecco svelato il segreto per mettere le mani unite con facilità insieme. Ma non c'è nessun segreto, come se la Pellegrini scrivesse ecco il segreto per fare in 4 minuti, non so quanto ci mette a fare gli 800 metri, ma per fare alla mia velocità gli 800 metri. Non c'è nessun segreto, c'è olio di gomito e basta. Quindi non esiste un metodo, esiste solo, cioè il metodo esiste, ma non esiste una scorciatoia. L'unico modo è utilizzare una mano studiandola fino a quando puoi fare una diretta mentre suoni con quella mano, puoi parlare con qualcuno, fare una telefonata e la mano va da sola, cioè non c'è più bisogno di comandarla, ok? Quindi la prima cosa da fare in questo caso è rendere indipendenti le mani. Quindi indipendenti vuol dire che non te ne devi curare. E per arrivare all'indipendenza totale di una mano in questo senso, cosa devi fare? Devi suddividere in piccole battute, cioè non puoi studiare da capo a fondo 10 battute di pezzo e sperare che poi una volta da capo te la ricordi. Seconda cosa che mi fa adirare, ma mi fa incazzare come una iena, scusate la parolaccia, ci stava però, è la teoria mosca di cui ho già parlato la volta scorsa. La teoria della mosca che va contro il vetro è la stessa scena che si presenta quando un allievo sbaglia e non è che si ferma, cioè si ferma ma non è che risolve quel pezzo piccolino, torna da capo, arriva lì allo solito punto e risbaglia di nuovo. Allora uno si chiede, se hai sbagliato prima, cioè se prima hai incontrato il vetro che era chiuso, perché pensi adesso che il vetro sia aperto? Non sarà aperto, sarà di nuovo chiuso. Quindi, detto ciò, la cosa più importante è suddividere il pezzo dopo averlo letto una volta, identificato le parti difficili e dopo aver identificato queste parti difficili segnandole, ti studi solo quelle. Cioè non è che devi tirare fuori i superpoteri magici per tutto il percorso che ti porta fino in cima alla vetta. I superpoteri magici col turbo li tiri fuori quando c'è bisogno di superare un ostacolo in particolare, quando c'è bisogno di avere uno sprint in più, ma per il resto non c'è bisogno. Quindi la parte che nessuno dei miei allievi fa è quella di isolare le parti difficili. Ok, brava Silvia, suddividere in piccole battute, cioè in piccole sezioni. Quelle sezioni le devi studiare fin quando la RAM, scusate la... il paragone con i processori dei computer e con i computer in generale, la RAM è quella parte di memoria che serve per l'elaborazione dei processi. Nel momento in cui quella battuta mi prende il 99% della RAM, non va bene, perché l'altra mano si attacca, perché con l'1% non fa nulla l'altra mano, assolutamente, si attacca davvero. Io devo lavorare fin quando non riesco a trasformare l'utilizzo di quella RAM da 99 a 40 almeno. E come faccio a sapere che sono a 40? Proprio come ho detto prima, ovvero non sono più presa con la testa a pensare in maniera
totale a quella battuta, ma quasi mi annoio, ecco. Io ai miei allievi dico, guarda, quando mi dicono, quando è che posso mettere mani unite? Quando ti stai annoiando a mani separate, perché ti viene talmente facile che dici, io avrei anche capito, esatto. Bene, quello è il momento di mettere a mani unite, ok? Quindi, questa è la prima cosa. E non voglio sentire quelli che dicono, vabbè, ma io l'ho provata due volte. Non mi interessa, se l'hai provata due volte è presto per mettere a mani unite. Quando poi dicono, dopo le migliaia di ore che ho fatto il pianoforte, mi viene su una rabbia, perché dico, ma com'è, ma io? Ma io cioè, ci vivo sul pianoforte, ci sta che legga a prima vista e a mani unite. Tu da quanto suoni? Da due giorni? Allora no. Ma anche studiassi da un anno, ma male, senza un metodo, quindi facendo solo tutorial, facendo solo esperimenti, quello non è il modo giusto per studiare, perché anzi consolidi degli errori e non va assolutamente bene. Ok? Quindi mani unite come si fa? Si fa fino a quando non hai la RAM a zero per quanto riguarda una mano e l'uso della RAM, e dopodiché si mette l'altra. Ma si mette tutto insieme provando da capo a fondo? No! Si fa sempre il muro di mattoni, qua ci sono vari muri che però non sono di mattoni, e si fa prima una piccola fila, poi si consolida con la seconda, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Brava Silvia, mi sta facendo praticamente lo spelling, la traduzione, i sottotitoli, grande Silvia! Ok, quindi questa era la prima parte riguardante il mettere a mani unite. Il secondo problema insormontabile che io sento da tutti gli allievi sempre è... Sì, brava, come sillabare con le parole, Silvia. È non riesco a farlo più veloce. Allora, altro esempio di quelli che io faccio sempre. Ragazzi, se vi è mai capitato di insegnare pianoforte a guidare qualcuno, a guidare, andare in bici, eccetera, eccetera, la vostra preoccupazione massima è stata quella di insegnargli ad andare veloce o quella di insegnargli ad andare sicuri? E dobbiamo fare una domanda stupida, e ovviamente andare sicuri. La velocità non è l'obiettivo, è la sicurezza l'obiettivo. Tanto più tu sei sicuro nel percorrere quei tasti e quei percorsi, tanto più andrai veloce, ma non è la velocità che ricerchi. Ricerchi la sicurezza. Se hai una sicurezza che... Ovviamente devi stressare, perché se io faccio un pezzo lentissimo, a velocità zero, ci sta che sia sicura, perché non ho un tempo di elaborazione enorme. Nel momento in cui magari faccio una mani separate, provo a farlo un po' più veloce, cioè aumento un po' la difficoltà di quel passaggio, e vedo, infatti è una cosa che faccio fare molto spesso agli allievi, quando sembra che un pezzo sia sicuro, non gli dico subito vai veloce, ma gli dico proviamo a mettere la sinistra un po' più veloce, e a quel punto escono fuori le magagne. Ok, esatto. Vengono fuori le magagne, ed è lì che prima di aver messo le mani unite vengono fuori. Bisogna sottolineare, cioè scrivere. Scrivete questi spartiti. Io vedo sempre spartiti vergini. Sembra che devono essere lì a essere passati chissà per quando. Cioè gli spartiti devono essere utilizzati. È assolutamente importante questa cosa. E quindi nel momento in cui avete fatto anche questa operazione di sottolineatura, studiate un po' più veloci quei passaggi finché non vengono con sicurezza, e dopo si mette a mani unite due battute per volta, cominciando magari non dall'inizio alla fine, perché vogliamo sentire il pezzo. Se vuoi risparmiare tempo devi cominciare dai passaggi difficili, e sarà una figata assurda, perché se io studio a mani separate e poi a mani unite solo i pezzi difficili, poi ricucire tutto diventa bellissimo, perché mi ritroverò già tutta la... Mi fa ridere che Silvia scrive tutta la trascrizione di quello che dico. Fantastica Silvia. Ma è il nostro nome che è fantastico. Va bene, riprendo fiato. Nel frattempo c'è qualcuno che ha domande, domande riguardanti difficoltà in particolare, dubbi, curiosità. Per me la cosa importante è una in particolare, avere un metodo. Non importa che sia il mio è il migliore, ovviamente, no, scherzo.
No, il mio funziona. Funziona perché è dedicato agli adulti. E adesso a marzo riapriamo il corso. L'iscrizione ai corsi sia allo standard che al premium. Farò un webinar in cui... Bene, investimi, grazie. E farò un webinar in cui spiegherò bene cosa consiste il corso, porterò le testimonianze di chi l'ha già fatto, i risultati che si ottengono, l'impegno necessario come studio, tutto il resto. Dopodiché però io ho questo metodo in cui metto insieme sia una parte di tecnica, che è fondamentale, ma non è unica, perché io faccio sempre questo esempio quando i miei allievi mi chiedono perché, soprattutto quelli in presenza, perché le prime lezioni non parlo mai di tecnica. Non parlo mai di tecnica, ragazzi, perché è come se io uscissi per la prima volta con un ragazzo e ancora prima di averci fatto una cena assieme o avergli dato un bacino, gli facessi firmare un contratto con scritto: guarda, adesso ci sarai tu a lavare i piatti, tu a fare questo, questo, quell'altro, e non devi fare questo, 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 ancora quell'altro. Ma grazie, ma io non so manco chi sei, non so se mi piaci, non so se starò bene con te, devo mica fare un contratto. E quindi pianoforte, normalmente, io lo approccio così. Inizialmente ci si avvicina in maniera spontanea, cioè in maniera totalmente istintiva, ecco, la parola giusta è istintiva, non ridere Maria, è così. Dopo l'istinto viene anche la ragione. E la ragione significa: ok, sta puledrina, ma come mi vengono queste parole? Sta pulzellina mi piace, adesso mi ci impegno a fare un discorso un po' serio, di impegno. E quindi arrivano i compromessi, però non arrivano prima dell'innamoramento, perché col cavolo che io faccio compromessi se non ho ancora capito se la cosa mi interessa. E pianoforte ti deve prima dare delle soddisfazioni e dopodiché sei disposto a fare anche sacrifici. Ok, Paolo mi chiede, quando suoni il piano si batte il piede come quando suoni la chitarra? Oh mamma mia, poi siete in quattro a dover andare a tempo, la mano destra, la mano sinistra, il piede destro e il piede sinistro che batte il tempo, il piede destro sta sul pedale, no, non si batte un bel niente, o meglio, non all'inizio. Poi se lo vuoi fare per fare un po' di scena, sì, si può fare, ma no, lasciamo perdere. Non si fanno quelle cose, non si fanno. Quindi, no, Margherita, meglio non farlo. La prossima volta che ti becco a lezione a farlo, me ne accorgo e non te lo faccio fare. Non si fa perché introduciamo un elemento di distrazione, mentre non dobbiamo introdurre elementi di distrazione. È importante cercare di concentrarsi al massimo in modo da focalizzare l'attenzione sulle cose fondamentali da fare, ok? Quindi concludiamo questa nostra live fatta sulla strada. Che bello, però divertente. C'ho il braccio che non mi tiene più ormai, adesso lo cambio. Detto questo, appunto, l'ultima cosa che volevo dire era che il mio corso, non è per fare uno spottone, ma anche sì, non fa tecnica e basta. La tecnica la inserisco seriamente dalla seconda, terza lezione online in poi. Il mio corso cerca di favorire l'apprendimento musicale come potrebbe avvenire per un bambino in una street live. Che forte, Daniele sei troppo forte. E quindi questo apprendimento comprende la composizione, l'improvvisazione, perché sono le prime cose che ti danno soddisfazione, perché un adulto non è un bambino che se gli spieghi la composizione ti guarda e dice: ma che stai dicendo? E infatti io bambini no, cioè non ce la faccio. Io devo spiegarle le cose belle, devo spiegare come è costruito un pezzo, devo spiegare quella melodia fighissima che cambia tonalità. Domani vedrete nella live che ho fatto nell'intervista che ho fatto con Giuseppe, e devo spiegare tutte queste cose bellissime. E nel corso per adulti questo c'è, quindi composizione, improvvisazione, analisi musicale, e nel frattempo c'è anche una gran parte fatta per imparare a suonare, ma con progressione e con un piano di studio che ti dice cosa fare ogni volta che studi, perché sennò è come andare in palestra e non sapere cosa fare, fai un po' di qui, fai un po' di là, ma ci vuole una guida. Va bene, ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Ah no, aspetta, analisi, scusa, ma senza tacchi ho difficoltà a usare il pedale, tu che scarpe usi? Davvero, Annalisa, mi hai fatto sta domanda? Io sono famosa
perché i concerti, prima che fosse di moda farlo, li facevo tutti scalza, ma non solo quelli per il piano, quelli con l'organo, quindi con tutti i pedali. Una volta vi faccio vedere, cioè io non riesco a suonare con i tacchi, no, è solo una questione di abitudine. Ciao ragazzi, sto morendo di fame. Ciao!